Ciao a tutti, sono Fit Greta e oggi insieme faremo una sequenza di esercizi e movimenti per alleviare tutti i dolori della zona cervicale. Quindi preparate il tappetino e iniziamo. Ci posizioniamo sul tappetino e assumiamo una posizione comoda. La schiena deve essere ben eretta, le braccia morbide e le spalle rilassate. Iniziamo a focalizzarci sulla mobilità articolare proprio del tratto cervicale. Quindi, inspirando, siamo al centro con la testa ed espirando, ruotiamo la testa da un lato. Inspirando, ritorniamo al centro ed espirando, ruotiamo la testa dall'altro lato. Ancora inspirando al centro ed espirando si gira. Attenzione a mantenere bene le spalle ferme. Tutto il lavoro deve essere proprio a livello del collo. Questo per allungare al meglio tutta la muscolatura della parte laterale del collo senza andare a includere il dorso e le spalle. E adesso ci fermiamo al centro. Inspirando solleviamo di poco a poco il mento. Ed espirando portiamo il mento verso lo sterno, quindi massima flessione. Inspirando solleviamo il mento. Ed espirando scendiamo con il mento allo sterno. Anche qua, quando espiriamo e portiamo il mento in giù, attenzione a non coinvolgere le spalle, quindi non dobbiamo fare una gobba, ma è soltanto la testa che si muove. E qua dovremo sentire l'allungamento di tutta la parte posteriore della muscolatura del collo. Ancora in ed espirando si scende. Ritorniamo al centro e ritorniamo da un lato. Inspiro ed espiro, guardo da un lato. E adesso il mento scende e disegniamo un semicerchio verso il basso fino ad arrivare dall'altro lato. In ed espirando. Andiamo dall'altra parte. Quindi sempre questo semicerchio nella parte bassa verso lo sterno, quindi mai verso l'alto. E ancora due. E uno. E ritorniamo al centro. Adesso il mento slitta in avanti e ritorna indietro. Quindi di profilo sarebbe così. Avanti. E indietro, avanti il mento e indietro, come se fossimo delle tartarughine. Quindi andiamo in avanti e inspirando ritorniamo. E adesso sentiamo allungare bene il tratto cervicale. E in, anche qua attenzione a non muovere le spalle, ma è sempre tutto solo a livello del collo. E ancora l'ultimo. E ci fermiamo al centro. Da qua partiamo con delle circonduzioni. Non dobbiamo fare delle circonduzioni ampissime, ma delle circonduzioni comunque abbastanza ampie e fluide. Quindi inspiriamo al centro ed espirando scendiamo con il mento. Ruotiamo da un lato, leggermente verso l'alto e leggermente dall'altro lato. La cosa che dovete enfatizzare di più, come sempre, è la flessione verso il basso. E ancora S per tutto il cerchio. In ed S. E in. E ultima circonduzione. E si cambia il senso. Andiamo uno. Spalle immobili anche qua. E due. E tre. Quattro. 5 e testa ferma al centro. Molto bene, testa ferma e andiamo con le spalle, circonduzioni ampie. 1, 2, 3, 4 e 5. Cambiamo senso e pensiamo con le spalle di arrivare fino alle orecchie e al pavimento. E 2, e 3, 4. E 5, mettiamo le mani sulle spalle, facciamo dei cerchi più grandi. 1, e 2, e 3, 4, 5, cambiamo senso. 1, 2, 3, 4, 5 e appoggio.
e sciogliere bene le spalle. Molto bene, ci giriamo in quadrupedia, quattro zampe, mantenendo bene i polsi sotto le spalle e le ginocchia sotto le anche. La schiena è piatta e neutra ora, ma adesso andiamo in gattino, quindi inspirando solleviamo la schiena, portando i glutei in sotto e il mento verso lo sterno. Ed espirando portiamo i glutei al soffitto, alziamo leggermente il mento senza esagerare e portiamo bene il ventre verso terra. E inspirando super gobba, quindi glutei sotto, mento sotto. Ed espirando apriamo. Ancora in. Ed esse allunghiamo senza aprire troppo il mento, se dà fastidio la zona cervicale ovviamente. E ancora in, allungo al massimo, ed esse apriamo, e ultimo in, ed espirando apriamo, e ora ritorniamo al centro, schiena piatta e neutro, da qua portiamo solo il mento verso una spalla, e ora il mento verso l'altra spalla, e ruotiamo solo il capo senza muovere le spalle o il dorso. E ancora, S giro, in cambio, S giro, in cambio, e ancora due, e uno, e ritorniamo al centro. Da qua chiudiamo i piedi, ci sediamo sui talloni, allunghiamo le braccia avanti, rilassiamo bene la schiena, le spalle, il collo, e respiriamo profondamente. Adesso portiamo anche le braccia lungo i fianchi, se volete potete appoggiare una guancia o rimanere con la fronte a terra. Si inspira profondamente, si espira profondamente. E adesso inspirando srotoliamo piano la schiena e ci sdraiamo a pancia in su allungando bene le gambe a terra. Braccio oltre le orecchie, ci stiracchiamo un attimo. Respiriamo profondamente e adesso portiamo le braccia lungo i fianchi, ci rilassiamo e mettiamo una gamba verso il petto, le mani sul ginocchio e portiamo la coscia verso la pancia in modo da sentire la zona lombare bene in scarico. Le spalle sono morbide, il respiro è sempre profondo. Adesso manteniamo soltanto una mano sul ginocchio opposto, l'altro braccio lo mettiamo fuori e andiamo in torsione portando il ginocchio verso il pavimento e ruotando la testa dal lato opposto della gamba piegata. Manteniamo bene la spalla a terra e sentiamo il mento che spinge verso il pavimento e il ginocchio che spinge verso terra, ma anche verso lontano, quindi verso il muro nel mio caso. Si respira profondamente e ogni volta che espirate cercate di sentire allungarsi il tutto ancora un pochino di più. Ed esse. In. Ed esse, allunghiamo, allunghiamo, allunghiamo. Ancora in. E il mento cerca terra. Ritorniamo al centro, appoggiamo con calma il piede, la gamba e portiamo l'altra gamba al petto. Mani sul ginocchio, rilassiamo prima la zona lombare. Si respira sempre profondamente. E adesso mano opposta sul ginocchio, l'altro braccio va fuori e andiamo ad incrociare dall'altra parte. Quindi la testa cerca terra. La spalla rimane al pavimento e il ginocchio cerca anche lui il pavimento. Si respira profondamente. Ogni volta che si espira ricordiamoci di sentire allungare la schiena e il collo un millimetro di più. In ed esse allungo. Ancora in ed esse allungo. E adesso ritorniamo al centro con calma,
portando entrambe le gambe al petto e tenendo i piedi chiusi, le ginocchia separate, mani sulle ginocchia, rilassiamo bene la schiena, le spalle e il collo e respiriamo profondamente. Molto bene, adesso riappoggiamo i piedi a terra, comode le gambe e posizioniamo le mani dietro la nuca. Adesso lavoreremo soltanto con la forza delle braccia, non dobbiamo mai utilizzare la forza degli addominali. Andiamo ad allungare la zona cervicale da qua. Inspirando siamo comodi in posizione. Ed espirando chiudiamo i gomiti e sempre con la forza delle braccia alziamo il mento senza attivare gli addominali e sentiamo allungare tutto il tratto cervicale. Inspirando molliamo a terra e ci rilassiamo. Ed espirando chiudere i gomiti. Con le mani solleviamo la testa è a peso morto e sentiamo la zona cervicale che si allunga. Inspiro e scendo. Ancora S, allunghiamo, 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 il mento va verso lo sterno. Inspirando morbide, facciamo l'ultimo. Ed espirando si sale. Inspirando sciogliamo e ci rilassiamo. Portiamo entrambe le gambe al petto, mani sulle ginocchia, ci diamo una spinta e ci solleviamo. Da qua allunghiamo le gambe avanti, tese e leggermente flesse, divaricate come le anche, quindi non troppo, e manteniamo le mani alla nuca per questo neck pull. Schiena ben dritta, inspiriamo da qua ed espirando come abbiamo fatto adesso a terra, chiudiamo i gomiti, scendiamo con il mento allo sterno e portiamo la fronte verso le ginocchia, quindi ora andiamo anche un pochino in flessione e andiamo, 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 andiamo. Inspirando si ritorna, pensate che qualcuno vi tiri dalla testa verso l'alto e apriamo i gomiti. Ed espirando si chiudono i gomiti, si chiude il mento, si scende, si scende, si scende, morbide. E inspirando si sale. E ancora S, e si scende. Sentiamo bene allungare tutta la muscolatura spinale. E un pochino anche le gambe, dovrete sentire bene i femorali e i polpacci che si tirano, quindi facciamo un allungamento che parte dai talloni e finisce alla nuca, quindi completa tutta la catena cinetica posteriore del nostro corpo. Ogni volta cerchiamo di scendere un millimetro di più e inspirando si sale. E ancora espirando si scende, si scende, si scende. E andiamo su. E ultima ripetizione, rimaniamo in flessione. E inspiriamo da qua. Ed espirando chiudiamo ancora di più. Srotoliamo piano la schiena. E rimaniamo seduti, portiamo entrambe le gambe da un lato e ci prepariamo per la sirena. Le gambe sono piegate, con le ginocchia una sopra l'altra o vicine, una posizione abbastanza comoda. Mano alla caviglia, braccio alto, inspiriamo da qua. Ed espirando facciamo una leggera flessione da un lato, mantenendo la spalla ben abbassata. Inspirando torniamo. Ed espirando andiamo in una flessione un pochino più profonda. Inspirando torniamo ed espirando andiamo al massimo. Vai, tiro, 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 rimaniamo qua. E adesso mettiamo la mano alla nuca. Inspirando ruotiamo tutta la parte alta del busto e quindi portiamo il petto verso il soffitto. Ed espirando chiudiamo invece il gomito verso le caviglie mantenendo la zona cervicale rilassata. Ancora, inspirando apriamo al soffitto ed espirando chiudiamo il gomito verso le caviglie. Ultima ripetizione, in ed es. Rimaniamo qua, inspiriamo ed espirando chiudiamo al massimo. Vai, chiudo, 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 chiudo e lentamente srotoliamo la schiena. Mani dietro i glutei, cambiamo l'appoggio delle gambe e facciamo tutto di là. Mano alla caviglia, braccio alto e spalle abbassate. In ed espirando una leggera flessione.
in, ed espirando un pochino di più, ancora in, e andiamo al massimo, vai, tiro, 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 e adesso mettiamo la mano alla nuca, inspirando portiamo il petto al soffitto e apriamo bene la parte alta del busto, ed espirando chiudiamoci in gobba, ancora in, gonfiamo i polmoni, ed espirando gomito le caviglie, le spalle sono morbide e lontane dalle orecchie, ancora in, ed espirando rimaniamo giù, e adesso inspiriamo da qua, ed espirando chiudiamo ancora di più, lentamente srotoliamo la schiena, ci solleviamo e ritorniamo con le gambe incrociate o una davanti all'altra, schiena ben eretta. E adesso andiamo ad allungare un po' più passivamente, quindi con l'aiuto del nostro braccio, tutta la zona cervicale, in particolare i trapezi. Teniamo una mano sul ginocchio, l'altra mano la mettiamo alla tempia e le spalle sono allontanate rispetto alle orecchie. Inspiriamo da qua ed espirando andiamo in flessione laterale. In questo caso quindi dovremo sentire tutta questa parte che si allunga, che è appunto il muscolo trapezio. Respiriamo profondamente, rimaniamo in posizione senza fare troppa pressione con la mano, ma sentendo solo il peso del braccio. Adesso, senza ruotare la mano, giriamo soltanto il mento che va verso la spalla. Ora la mano fa una pressione un po' più importante per tirare ancora un pochino di più. E sciogliamo piano e siamo al centro. Andiamo dall'altra parte, mano alla tempia. Spalle basse e flessione laterale. Rimaniamo in posizione. E adesso ruotiamo il mento verso la spalla e facciamo una pressione maggiore. Sentiamo bene allungare tutta questa parte laterale. E lentamente torniamo al centro. Adesso mettiamo la mano sul ginocchio opposto, l'altra mano va dietro e andiamo a guardare la mano dietro. Cerchiamo di mantenere i glutei ben stabili a terra e di non alzarli, ma sentite bene le ossa dei glutei, quindi gli ischi, che toccano il pavimento. Adesso la mano sul ginocchio opposto rimane ferma, l'altro braccio torna e va a cercare il ginocchio opposto. Le spalle si abbassano dalle orecchie e il mento scende. Le mani cercano di andare lontanissime. E adesso il braccio sotto si scrocia e va dietro. Guardiamo la mano dietro. E adesso la mano sul ginocchio rimane, l'altro braccio torna e allunga sul ginocchio opposto, le spalle scendono. E il mento scende. Sentiamo anche qua allungare tutti i trapezi. E lentamente sciogliamo le braccia, srotoliamo bene il tratto cervicale e siamo al centro. Abbiamo terminato questa lezione e spero che questi esercizi vi abbiano rilassato tutto il tratto cervicale. Vi ricordo che se il video vi è piaciuto, vi chiedo di mettere un like, un commento, di iscrivervi al canale o di condividere questo video con altri amici o amiche. Al prossimo allenamento, un bacio!